progetto prevedeva l'unione di tutte le scuole in un'unica zona divisa in tre parti in modo da facilitare anche i fondi dal ministero per posizionarli in ogni singolo polo. Ma vedete qualcosa del genere? Vedete qualche organizzazione che porta a questo? A me non mi sembra! Un disagio che supera ogni divisione politica e sociale, ma che sotto una sola bandiera, quella nero-verde, prova a far sentire la voce, quella di centinaia di studenti di 7 istituti superiori dell'Aquila che stamattina hanno sfilato in corteo da Colle Sapone fino alla Villa Comunale. Scortati dalle forze dell'ordine, i ragazzi, composti e appassionati, hanno chiesto in un grido di dolore l'attenzione delle istituzioni, quella che meritano di avere in una città che a 4 anni dal terremoto non offre assolutamente nulla al popolo dei giovani. La richiesta più importante che i ragazzi, armati di megafono e tanta speranza, hanno fatto è quella di avere una struttura polivalente, anche provvisoria, dove potersi incontrare per svolgere tutte quelle attività di tipo culturale, sociale, ma anche ricreativo e di svago, giovani di quell'età che hanno tutto il diritto di avere. Troppe le promesse fatte fino ad ora, denuncia uno studente rappresentante d'istituto, dalla tenso struttura di San Bernardino mai realizzata ai caffè letterari promessi e finiti nel dimenticatoio. Così siamo costretti ad abbandonare questa città, denunciano ancora i giovani, soprattutto nella scelta del percorso universitario da intraprendere, probabilmente in un'altra città. Abbiamo deciso di fare questo corteo per iniziare la nostra protesta, è una protesta che si è concentrata soprattutto sulle problematiche cittadine, problematiche che non sono di noi studenti ma di tutta la classe giovanile aquilana, che risente molto della situazione disagiata della città, la mancanza di strutture, la mancanza di centri di raccolta per noi giovani. Cosa chiedete alle istituzioni? Alle istituzioni chiediamo un'alternativa. Come voi ben sapete, noi viviamo la nostra città soltanto 2 giorni la settimana, il giovedì e il sabato. Per il resto ritorniamo nel nulla. Chiediamo un'alternativa. Questa alternativa è la riqualificazione o addirittura la costruzione di un centro dove possiamo aggregarci, dove si può svolgere lo studio personale, nonché qualsiasi attività ricreativa che possa essere di tipo culturale e sociale. A questo punto i fondi ci sono, perché sono stati stanziati proprio per noi. Purtroppo, come voi ben sapete, l'anno scorso questi fondi volevano essere spesi proprio per la riqualificazione del mattatoio, dell'ex mattatoio. Purtroppo il mattatoio non è un luogo adatto per queste cose, perché non è al centro. Noi giovani vogliamo ritrovarci al centro, dove ci ritroviamo il giovedì e il sabato, ma ci vogliamo ritrovare tutti i giorni per studiare e per svolgere attività. Chiediamo un'alternativa, perché i fondi ci sono e vogliamo che vengano usati per quello per cui sono stati stanziati. Hai pensato di lasciare l'Aquila? Questo è proprio uno dei motivi, questa sensazione che ci porta a manifestare oggi, ovvero questa è una possibilità e una sensazione che gira molto tra i ragazzi, perché questa città effettivamente non offre possibilità né strutturali né effettivamente quando parliamo di attività per i giovani, quando i giovani in realtà sono la base, perché l'Aquila è una città universitaria e quindi anche studentesca, in quanto penso si dovrebbe puntare proprio a rinforzare questo organo molto forte. Noi abbiamo l'Università dell'Aquila che è di alto livello, proprio con gli istituti superiori della nostra stessa città. Non viene fatta una politica di investimenti su questa classe, quando invece è il minimo per riuscire a far rinascere l'Aquila, in quanto la gente così scapperà se non si trova lavoro, se non si trovano possibilità. Dove vi incontrate di solito? Di solito ci si incontra in centro tra i 12 bar circa, mi sembra siano 12 del centro, che offrono solo da bere, non offrono nient'altro. Nel caso volessimo organizzare qualcosa, spesso è impossibile perché non si ha un centro. Allora quello che vogliamo è proprio che questi fondi, ma anche una parte del lavoro del comune, sia dedicato a questa classe giovanile, ma a questa parte dell'Aquila che non viene ascoltata, in quanto noi è vero che abbiamo provato a fare un discorso, per esempio 2 anni fa, con le istituzioni. Ci promisero una tensostruttura a San Bernardino che non si farà più.
più. L'Istituto Superiore Cotugno, quello tecnico di istruzione superiore Amedeo di Savoia, l'Istituto di Istruzione Andrea Bafile, l'Ipsia Sard Leonardo da Vinci, l'Istituto Tecnico Commerciale e quello musicale, coagulati in un unico sentire. C'erano proprio tutti stamattina, tranne i professori. Noi nel nostro istituto abbiamo un grande problema, è quello che non abbiamo comunque una palestra e quindi non possiamo svolgere attività fisica e soprattutto stiamo in un container, non abbiamo la scuola. Noi insieme agli altri istituti volevamo creare, chiedere più che altro, una struttura dove potersi riunire, volendo organizzare qualcosa, organizzarci, incontrarci tutti quanti lì, organizzare un qualcosa, qualsiasi cosa. Ma la manifestazione non finisce qui, la manifestazione continuerà durante l'anno, quindi preparati ad ogni tipo di manifestazione, che possa essere un'occupazione, che possano essere altri cortei, vanno fatti durante gli anni, se no non ci ascolta nessuno. Non dite come l'anno scorso, abbiamo parlato tanto ma effettivamente non abbiamo trovato niente, non ci hanno dato niente, ma dobbiamo continuare a muoverci.